La Valle del Bisenzio torna protagonista nel calcio giovanile. Grande entusiasmo per la presentazione di tutte le squadre della Val Bisenzio Calcio Academy. Il sodalizio valbisentino, nato dalle ceneri della Vaianese, ha vinto la propria sfida. È uno spettacolo, io devo dire la verità. A volte nella vita uno fa anche recitare anche un mea culpa. Nel 2016, quando tutto è nato, mi avevano destabilizzato, non capivo bene cosa succedeva. I fatti stanno dando ragione a questi dirigenti che anno dopo anno stanno crescendo. Stanno crescendo e hanno portato la Valbisenzio Academy ai livelli in cui è oggi. Entusiasmo, ma anche tante squadre competitive con l'obiettivo di centrare l'approdo nella categoria regionale. Vaiano, insomma, vuole tornare protagonista. I prossimi step sono, e lo sottolineo, noi dobbiamo cercare, no vinciamo, dobbiamo cercare di lottare per vincere dei campionati come quello della prima squadra e quello dei giovanissimi A. E questo è il nostro obiettivo. Poi vince una sola, non è facile, però ci proveremo. La prima squadra parteciperà al prossimo campionato di terza categoria con ambizioni di vertice. L'obiettivo è centrare la promozione in seconda categoria, anche se le insidie non mancano e nemmeno i derby. I cugini della Briglia sono pronti a dare battaglia. Sicuramente l'impianto, tutto il gruppo ha bisogno di conquistare le categorie. Ce la metteremo tutta, sarà difficilissimo, ci sono squadre attrezzate, noi abbiamo puntato tanto sui giovani, abbiamo portato dei ragazzi dagli allievi direttamente in prima squadra, cercheremo di portarne altri, quindi ce la metteremo tutta e poi il campo dirà se siamo stati bravi o no. Il vostro segno distintivo dovrà essere? Sicuramente il carattere, dobbiamo far sentire che siamo vaianesi della Val Bisenzio e quindi questo sarà il nostro carattere distintivo. Il calcio a Vaiano è tornato ai livelli che merita, grazie al grande lavoro della Val Bisenzio Calcio Academy per la serie Quando i sogni diventano realtà.